Comunque vai lì per, diciamo, il turismo sessuale. Esatto, per gli happy ending. Va bene. Perché de... zoomata nei denti. Allora, sta cazzo di zoomata nei denti, io non mi ricordo dove l'ho vista sta zoomata nei denti, ma mi fece ride. Ah, ecco, sì, invece mi sono ricordato, era del video dell'Europa. Oddio, io devo ritrovare quella roba lì, non ve l'ho mai fatta vedere, penso. Praticamente in questo video bisognava praticamente far dire alle persone che incontravamo Europa per un video sull'Europa, eccetera. E Lorenzo girava, questo è il nostro primissimo video insieme, Lorenzo girava e io facevo l'intervistatore, insomma. Dove è nata? In Europa. Ma poi perché è l'audio mono, cioè. Dove vive? In Europa. Se dovesse fare un viaggio importante, dove andrebbe? A Parigi? No! Oh, sì, caro! No, in Europa! Oh, in Europa! Allora. In Europa è una cosa strana! Allora, si ricomincia? Sì, va bene anche l'ultima domanda, vai. Ah, va. Se dovesse fare un viaggio, dove andrebbe? In Europa! Ma non è morta la signora! Dove sei nata? In Europa! Dove vivi? In Europa! Ma non c'è la zoomata del naso al prete, ragazzi, purtroppo, perché non l'abbiamo mai più recuperata quella cosa. Dove andresti? Secondo me in Europa! Vai! Dove sei nato? In Senegal! No! Vai! Dove sei nato? In Europa! Ma se non è nato in Europa, è finta questa cosa! Dove vivi? In Europa! Se dovessi fare un viaggio importante, dove andresti? In Europa! Sì, sì, va bene, perché è sull'Unione Europea, capito? E noi abbiamo bisogno di risposte che dicono... cosa fanno? Perché se fanno schifo più di vestiti... No. Questo è il riso che spiega. Passa la secchia dell'Europa. Vai. Comunque ogni tanto purtroppo esco come al solito perché non riesco a trattenermi, ma lo vedrete più avanti. Un proverbio che me ne scandalizza tutto. Ok. Vai, via. Europa e basta. Europa e basta. Lei voleva raccontare proverbi, le cose... Aspetta. Sì, è discorso di là, è proprio scelto. No, a tutti hanno fatto, abbiamo fatto sì, tutti così. Sì, poi tagliamo. I pisani sono proprio imbecilli. No. Dove sei nata? A Pisa. No. In Europa, in Europa. Ma che domande sono? E dove sei nata? In Europa. Se sono nata a Pisa, sono nata in Europa. Però ho detto Europa. Perché Europa, via, basta, Europa, su. Vai. Dove sei nata? In Europa. Dove vivi? In Europa. Se dovessi fare un viaggio importante, dove andresti? A Rotterdam ora. A Roma, al porto. In Europa. Cos'era questo? Cos'è? Cosa sta succedendo? Salve, sono in Europa. Sentiamo la gente cosa ne pensa del continente più bello del mondo. Il continente più bello del mondo, tutto il vento, le cose. Dove è nato? In Europa. Dove vive? In Europa. Se dovesse fare un viaggio importante, dove andrebbe? Senz'altro in Europa. Ammazza vampiri e bello. Dove sei nato? In Europa. Lui faceva sempre così, non si sa perché, il microfono lo inseguiva. Dove vivi? In Europa. Se dovessi fare un viaggio, dove ti piacerebbe andare? Non lo so, forse in Europa. Non lo so, forse recitazione e poi giù sul microfono. Grazie. Vai, ciao. Ora è ritornato stereo l'audio. Senti, la sfoglia cosa ce l'hai? Allora, alla mela, alla crema, all'Europa e alla ricotta. Beh, allora me la dai all'Europa, vai, quanto va. Ma cosa vuol dire la sfoglia all'Europa? Queste tutte gag che inventavamo noi di merda. Grazie. Stop. Dove è nata? Se Lorenzo che parla. Dove vive? In Europa. Se dovesse fare un viaggio, dove gli piacerebbe andare? Senz'altro in Europa. È la più bella. Vai in culo. Vai in culo. Dove è nato? Sono nato in Europa. Dove vive? A Pisa. In Europa. Se dovesse fare un viaggio importante, dove andrebbe? Sempre in Europa. Questo è il migliore, secondo me. Yeah. Dove è nata? No, aspetta. Dove siete nati? Macedonia. Dove siete nati? Pisa. A Lecce. In Europa. Dove vivete? Europa. Dai, era così. Europa. Se doveste fare un viaggio, dove andreste? Europa. Grazie. Dove sei nata?
Lei si, Lorenzo sosteneva, cioè, probabilmente si passa accanto a questa macchina, c'era una così. Lorenzo sosteneva che era una vecchia morta che stavano portando via. Grazie a Ive 397. In Europa. Dove vivi? In Europa. Lorenzo la inquadrava così perché voleva farla apparire morta, queste sono le sue cose. Se dovessi fare un viaggio, dove ti piacerebbe andare? In Europa. Grazie mille. Dove sei nato? Hello everybody. Hello everybody. I'm in Pisa. Hello everybody. I come from China. Lui sempre, hello everybody. No, dove sei nato? Europa. Dove è Europa? Europa. Aspetta, one moment. Right. Vai. Bye. Dove sei nato? I'm from Europe. Ma non è vero, è asiatico, cioè palesemente, poi non sa parlare italiano. Stop. O giapponese forse addirittura. Dove vivi? Europe. I feel cow. This green funnel I'm built down. One more time. Scusate. Ancora. Salve, sono in Europa. No, una sega, so io, la seta, rifai. Salve, sono Dario Moccia e sono qui in Europa. Sentiamo cosa ne pensa la gente dello Stato. No, è un continente, brutto scemo. Madonna che ritardato. Qui c'avevo 18 Salve. Anni. No, allora rifacciamo. C'ho più voglia. Salve, sono Dario Moccia. Questo cazzo di microfono si è rotto un'altra volta. Cazzo ne... No, ps, ce l'ho fatta, l'ho evitata. Sentiamo. Lo ricordavo. No, no, l'ho evitato, non l'ho detto, si scherza. Che pensa alle... Mi dissocio comunque in qualsiasi caso. Persone... Cazzo europeo. Salve, sono Dario Moccia e sono in Europa. Sentiamo cosa ne pensano le persone del continente più bello del mondo. Dove sei nato? In Europa. Dove vivi? In Europa. Se dovessi fare un viaggio importante, dove ti piacerebbe andare? Mi piacerebbe andare in Europa. Come si sente in questo momento? Ma che questo, io non avevo più voglia, non iniziavo a cazzeggiare. Cosa vuol dire come si sente in questo momento? Cioè, prendiamo per il culo tutti, basta, va, facciamola come ci pare. Bene. Però? Europa. Europa. Dove sei nato? Europa. Dove vivi? Lucia Felio Memme ora. Quello dietro. Europa. Anzi, ho più questo lì davanti. Dovessi fare un viaggio importante, dove andresti? Europa. Grazie mille. Mi scusi. Dimmi. Dove sei nato? A Pisa. No, qui c'era proprio tutta la recitata, io che vado da lui. Europa. Dove sei nato? Europa. Dove vivi? Europa. Se dovessi fare un viaggio importante, dove gli piacerebbe andare? Sentiamo gli animali cosa ne pensano dell'Europa. Gli animali. Scusi. L'Europa. Dai, l'Europa, per favore. Non vada nel territorio incalpestabile. Che non vada nel territorio incalpestabile. Mi può dire qualcosa sull'Europa? Aspetta, fallo share, fallo andare via. Sull'Europa, per favore! Europa! No! Io gli avevo staccato il microfono. No! Ma perché me l'ho ossessionato il piccione? Stai fermo, eh? Buongiorno, dove vive? Europa. No. Tica. Per favore, una domanda sull'Europa. Europa. Salve. Ah, bella questa intervista al riso, bellissima, tutta storta.
sono sempre Dario Moccia e sono qui con un famoso europeo, Matteo Riso. Ciao Matteo, dove vivi? In Europa. Ascolta, ti volevo chiedere un'altra cosa. Se dovessi fare un viaggio, prenderti nel culo, Matteo. Se dovessi fare un viaggio, lo prenderesti nel culo, Matteo. Se dovessi fare un viaggio, ascolta, con un famoso europeo, Matteo Riso. Ciao Matteo, dove vivi? In Europa. Ascolta, ti volevo chiedere un'altra cosa. Se dovessi fare un viaggio, prenderti nel culo, Matteo. Ciao. Oh, oddio, sto morendo, ragazzi. Sto morendo. Grazie a Radio Michi. Ma poi perché sirenetta ora così? Salve. Sono qui davanti al Duomo di Pisa, o meglio dire, d'Europa. Vabbè. Sentiamo sempre cosa ne pensa la gente dell'Europa e della comunità europea. Salve, sono sempre io, Dario Moccia. Comunque questa fissazione di ingoiare microfoni ce l'ho sempre avuta, a quanto pare. Salve, sono sempre io, Dario Moccia. No, non lo posso pubblicare, ragazzi, cioè mi denuncia. Moccia, e sono davanti al Duomo di Pisa. O per meglio dire, d'Europa. Sì. Andiamo a sentire sempre cosa ne pensa la gente della comunità europea. Ah, qui quando Lorenzo rischiò veramente, veramente di collassare. Poi vi racconto... Vabbè, queste erano americane e non capivano una parola di italiano. Queste sono le mie domande. Hi. Dove sei nata? Europe. Dove vivi? Europe. Se dovessi fare un viaggio, dove ti piacerebbe andare? Europe. Ti ponzerei da tutti i lati. Europe. Ti ponzerei da tutti i lati. Dove sei nata? Europe. Dove vivi? Europe. Se dovessi fare un viaggio, dove ti piacerebbe andare? Europe. Ti rendi conto che sei una stratopa stratosferica? Europe. Ok. Allora, Lorenzo, non so se avete notato. Europe. Ti rendi conto che sei una stratopa stratosferica? Europe. Vedete che un po' trimicchia perché stava piangendo alle risate. Siamo voluti andare dietro il Duomo perché sennò ci vedevano. E Lorenzo stava piangendo dalle risate, ragazzi. Stava soffocando per questa cazzata. Ok, grazie. Dove sei nato? Sono nato a Manchester, in Inghilterra. Però in Europa, devi dire. In Europa. Okay, in Europa, in Europa. Io in Europa, ok. Okay. Europa. Vai. Lei ripeteva Europa così all'infinito. Take two. Vai, sì. Europa. Vedi, sì, Europa, sempre. Dove sei fissato. Nato? Europa. Dove vivi? Europa. Se doveste fare un viaggio, dove vi piacerebbe andare? Ma mi pare che Europa. Supercazzoli come se fosse Europa? Europa. Fa anche la supercazzola l'avevo fatto. Ah, questo è Lorenzo, aspetta. Ma Lorenzo si vestiva come un cazzo di nazi. Scusi, signor Kille! Europa! Ah! Ah! Vabbè, signor Killer poi. Benissimo, va bene. Vabbè, ritorniamo su Natale a Tokyo. Eccoci qua. Comunque la zoomata l'ho presa da questo video vizio. Europe.